Bruno Barnate, direttore della divisione TV audio video di Samsung in Italia, avete fatto degli annunci importanti oggi. Sì. Non solo ribadire l'arrivo sul mercato del De Siro, quindi il TV che ruota, che però avevamo già visto, ma abbiamo visto due grosse novità. Una si chiama The Terrace. Sì. Perfetto. Terrace è il nuovo progetto che fa parte sempre della famiglia Lifestyle, perciò si va a sommare velocemente a Serif, prodotto super di design, Frame, che risponde alle necessità di avere anche un televisore e un quadro appeso alle pareti. Arriva De Siro, che ormai ne abbiamo già parlato per i contenuti verticali, e poi arriva il penultimo prodotto, che è The Terrace. Terrace è un TV da esterni, no? È un TV nato per gli esterni, perciò quindi, resiste alle intemperie? Resiste alle intemperie, perciò all'umidità, polveri, ha un altissimo grado di contrasto, perché deve essere luminosità per quanto riguarda anche essere visto contro sole, in tre tagli, 55, 65, 75. Un mercato molto strano, perché non è un mercato diciamo strategicamente per l'Italia, perché a oggi non si hanno ancora dei numeri specifici di questo. Non siamo come... non esiste, cioè, sì, certo, senso, è tutto un mercato da creare. Il prodotto che entra sul consumer, prima c'erano soltanto prodotti professionali in questo. Assolutamente sì, a differenza degli Stati Uniti invece, dove ci sono già delle piccole nicchie di mercato di questo tipo di prodotti. Avere questa super luminosità e soprattutto avere un telaio che riesca a dissipare il calore, ovviamente, perché immagino che qualcosa che sul terrazzo, certo, debba stare anche ad alte temperature, e riesca anche a essere stagno, ovviamente porterà degli extra costi, non può costare come un 55 pollici. No, i prezzi sono totalmente differenti da un 55. Beh, questo è un'esigenza totalmente differente, nel senso a oggi noi non abbiamo ancora un'idea precisa. Sicuramente questo tipo di televisore è un televisore che deve essere montato su barche, case molto grandi in esterno, o altrimenti in ambienti sia di mare o di montagna molto grandi, però in attività di pub, ristoranti, per la visione assieme di attività. Ecco, hai parlato di mare, vuol dire che si tratta di un TV che è in grado anche di resistere a salsedine. Sì, 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 sì. Assolutamente, sotto questo punto di vista è full protected da tutte le varie gradi di intemperie. È un prodotto che mancava, certamente. Sì, è una grandissima, è una grande sfida per Samsung, perché non si, ribadisco, sul mercato normale del TV abbiamo decisamente tantissimi dati. Su questo è tutto da cercare da studiare assieme e vedere, nel senso, soprattutto scusami, derivante dal fatto che l'Italia non è un paese storicamente famoso per vedere delle partite o qualcosa in televisione tutti assieme, a differenza di UK o no, negli Stati Uniti. Stati Uniti, dove gli sport bar e assolutamente sport bar sono diffusissimi. Fanno diffusissimi. Veniamo all'altro prodotto interessantissimo che abbiamo visto. Come si chiama? Spiegacelo. The Premiere. Quindi la premiere di premiere oggi. Assolutamente sì. Faremo arrivare due tipi di prodotto, uno da... Beh, innanzitutto è un proiettore a tiro corto, quindi quelli da posizionamento, quelli che si posizionano direttamente al muro, perciò non esistono più, cioè non bisogna più immaginarsi il proiettore che si... Qualcuno sente proiettore e pensa al proiettore classico, no, questo qui no, invece no, quelli no, molto ravvicinati al muro. Molto ravvicinati al muro. Due modelli, uno per praticamente che può arrivare fino a 120 pollici, e quello più bello è un tripod laser che può arrivare fino a 130 quindi pollici. Quindi 120 pollici singolo laser, il 130 pollici triplo laser. Ovviamente la dimensione è massima, uno può proiettare anche assolutamente più piccola. Assolutamente, no, perché certo, sembrava... No, il 130 si può portare fino a 130. Sarà, immagino, più luminoso.
più performante sicuramente, perché nasce con tutte le feature smart dei nostri televisori, audio on board. Tutte le funzionalità smart, assolutamente HDR 10 Plus. Sì, che se non mi sbaglio dovrebbe essere l'unico a essere certificato HDR10 Plus. Quindi è un TV a tutti gli effetti, soltanto che in proiezione, per chi vuole uno schermo, diciamo che a oggi gigantesco, avere, sì, che non sarebbe... È anche una questione di costi. A oggi un 120-130 pollici di televisore siamo abbondantemente over i 100.000 euro. Sì, stiamo parlando in questo caso del The Wall. Assolutamente. Siamo mai nella categoria... E LEDWALL, quindi, o se si va a guardare a un 90 pollici nostro, siamo sui 60.000 euro, perciò sono degli investimenti decisamente. I prezzi hai parlato tu, a questo punto parlami dei prezzi. I prezzi invece del Premiere dovrebbero aggirarsi intorno, non sono ancora definiti, fra i 5 e i 6.000 euro per il top di gamma. Per il top di gamma, quindi... Diciamo il 120 pollici monolaser potrebbe essere fra i 4 e i 5. Diciamo che è una soluzione per chi vuole avere un enorme polliciaggio senza andare a spendere, diciamo, un budget decisamente differente. Installazione facile o difficile? Si installa? Allora, ho guardato le specifiche tecniche, perché essendo oggi la Premiere, come ci siamo detti, ho visto solamente su dei file, sembra veramente un plug and play, nel senso cavo, metti vicino a parete, schiacci on e parte. Muro bianco. Assolutamente. Muro bianco, basta e avanza. Avanti. Va bene. Allora, oltre tutti gli altri TV, tutti QLED, tutti gli altri TV, perciò l'8K eccetera, che sta sempre aumentando. È una gamma che si espande, come dire, non soltanto in verticale, moltiplicando i prodotti, ma anche in orizzontale, moltiplicando le tipologie. Questa è la forza, è la vera forza di Samsung, nel senso Samsung non è che trova un determinato prodotto in una determinata famiglia e continua a fare quello, cerca di differenziare il più possibile e diversificare, perciò abbiamo sì più di 52 differenti modelli di televisori che poi si vanno a sommare il The Frame, il Siro e adesso gli ultimi due arrivati. Ultima battuta, mezzo secondo. Vai. Voglio parlare di switch off. Ottimo. Siamo a un anno meno un giorno, visto che oggi è il 2 di settembre, dalla scadenza fissata per lo switch off. Samsung è leader di mercato. Ce la si fa a sostituire tutti gli schermi che andranno a nero oppure no? Sai che siamo amici, perciò anche davanti alle telecamere è inutile fare. No, per me è impossibile se non mettiamo in piedi dei correttivi. Cioè, il numero di televisori che oggi dovrebbe essere, passatemi sempre il termine, o sostituito o upgradato è così elevato che attualmente non è possibile. Io sono abbastanza, come posso dire, cautelativo con i numeri, perciò per me i televisori che dovranno essere, mettiamola così, sostituiti, perciò non considero quelli con il box, sono più di 35 milioni quelli che dovranno essere sostituiti. Mal contati, se andiamo a considerare il mio personale forecast dell'anno prossimo, sono invece che 4 milioni 5 per questo incremento, come mercato totale del TV. Il 2022 possono essere 8 milioni se non succedono determinate cose di importante, perciò 5, 3, andiamo a 13, 2 milioni sono i pezzi che andremo a rifare da qua alla fine dell'anno, sono 15 milioni. 15 milioni su 35, considerando che questi 15 milioni sostituiscano uno a uno i televisori che devono essere, perché non è detto. Perciò c'è una discrepanza di 20 milioni, perciò... Si ha un piano B? Non c'è per me non bisogna pensare a un piano B, perché significherebbe che il piano A è già fallito. Bisogna mettere quello che non è stato fatto, nonostante tutti noi o tanti di noi hanno detto che bisognava fare qualcosa di immediato per far sì che gli utenti capiscano passare che c'è. Passare dei canali già in MP4 subito, solo in MP4 per me bisognerebbe fare una cosa di questo tipo, far nascere l'esigenza di dover, come è stato fatto nel 2011 o nel 2012, che fisicamente abbiamo spento o hanno spento, adesso dipende, hanno spento dei canali. Quando Rai e Mediaset ieri ci hanno detto che è impensabile. Io credo che bisognerà risottolineare, perché
ci sono tre problemi fondamentali. A meno che, come ha detto Rai, a meno che non arrivi un obbligo dal ministero. Allora, ok, però ci sono tre problemi fondamentali. Potrebbe essere questa la scelta? Sì. Chiede al ministero di obbligare i broadcaster a passare una però quota. Però bisogna sempre far passare un messaggio, nel senso, io mi ricordo il primo switch che è stato, se mi ricordo bene, in Sardegna. La sera prima nessuno sentiva la necessità, il giorno che hanno spento... Cioè i negozi presi d'assalto. Assolutamente sì, questo fa sì che il governo dovrebbe o pensare di avere 20 milioni di utenti, di conseguenza 10 milioni di famiglie che scendono in piazza e non troveranno il prodotto, e questa è la problematica, perché noi industria non abbiamo il potere senza avere un piano. Dei prodotti. Troveranno quello che troveranno, che possono essere, sì, non è detto, o possono trovare dei prodotti super super entry che non risponderanno alle loro esigenze magari, o magari anche, che in questo caso mi potrebbe andare bene, dei prodotti super premium, e di conseguenza si sentiranno che dicendo io sono obbligato a cambiare e dovrò spendere un disastro di soldi per un qualcosa che non avrei voluto fare. Perciò bisogna mettere in pratica qualcosa che non è un piano B, ma è sicuramente un piano A, come avevamo già detto, e farlo subito. Va bene, grazie mille. Alla prossima.